Buongiorno amici e benvenuti in questo nuovo video dedicato a Forni, capitolo 5, stagione 2, video mappe creative, codice della mappa di oggi 96306917704, Gravity Free for All. Prima di cominciare con il video di oggi vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati su tutti i video che escono, condividete il video con i vostri amici se volete farli livellare, se volete supportarmi, questo è il mio codice creatore. IlGianYT tutto attaccato. Da rinnovare ogni 2 settimane, mi raccomando, se lo userete per shoppare skin o altro, taggatemi su Instagram, verrete repostati e ringraziati nei prossimi video. E parteciperete anche al torneo Zero Build con in palio Mida. Quindi mi raccomando, iscrivetevi, fate iscrivere i vostri amici, condividete il video e supportatemi con un bel pollicione in su. Verificate che la versione sia la numero 3 e startatela, mi raccomando, in modalità partita privata. Andiamo subito ad attivare il tasto che sbloccherà le chiavi che si trova qui nell'angolino, eccolo qui, perfetto. E ora andiamo a attivare tutti gli XP. Quindi piattaforma e da qui fate 1, 2, 3, 4, 5 basi e poi questo modo e poi 5 a sinistra, 1, 2, 3, 4 e 5. Qui fate un emote qualsiasi, quella che più vi piace. Ne facciamo questa che secondo me è la più bella del pass battaglia. Troppo bella questa emote di Medusa. Fatto ciò, andiamo già a fare tutte le build che serviranno poi. Una volta prese le chiavi, 3 qua dietro la cabina, 1, 2, 3, perfetto. E poi andiamo a fare 8 rampe nell'angolino dove abbiamo attivato il timer. Quindi qui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 in questo modo. E poi dobbiamo fare 8 basi. Quindi da qui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E qui avremo il tasto Secret Room. Ora dobbiamo attendere lo scadere dei 15 minuti e una volta scaduti andiamo dietro la cabina a fare emote per droppare le monete che ci serviranno per completare tutti i passaggi di questa mappa creativa. Quindi raccogliete almeno 10 monete in questo modo e ora andiamo subito dove c'è il caveau, quindi angolo opposto a dove abbiamo attivato il timer, e attiviamo il timer usando due delle monete che abbiamo appena raccolto per sbloccare il timer. Quindi le andiamo ad usare, use gold coin, e ora si dovrebbe attivare il timer di 5 minuti. Fatto ciò, ritorniamo all'angolo opposto, dobbiamo salire ed entrare nella secret room. Quindi usiamo il nostro bellissimo arpione, vediamo se funziona. Sì, ok, saliamo sopra. Entriamo dentro. Perfetto, primo passaggio. Andiamo in fondo a questa secret room. Saliamo a destra del il disco volante di destra, quindi questo qui. Saltiamo sopra. E qui dove c'è l'antenna abbiamo il primo tasto da cliccare. Una volta cliccato guadagneremo punti XP. Ottimo, ora iniziano a salire velocemente, 15K, 16. Intanto rientriamo nella Secret Room. Fatemi sapere nei commenti a che livello del pass battaglia siete arrivati. Sono curioso di sapere la vostra. Mi raccomando, scrivetelo qua sotto nei commenti. Rientriamo nella Secret Room. Perfetto.
secondo passaggio, andiamo questa volta in fondo, qui dove c'è il camion dei gelati, qui a sinistra, saltiamo sopra e qua, eccolo qui nell'angolino, tasto interagisci e altri punti XP che salgono in modalità AFK. Scendiamo giù di nuovo, ritorniamo ancora nella secret room, quindi sopra, perfetto, col nostro arpione, rampino, ventosa. Entriamo nella secret room, eccola qui. Questa volta entrati andiamo sempre in fondo, ma disco di sinistra, questo qui. Questa volta qua sotto, a questo punto abbiamo il tasto interagisce, eccolo qui, lo clicchiamo. Altri punti XP che salgono, molto bene. Vi ricordo che il cap giornaliero è 400, superata la soglia non pagheranno più le mappe creative, dovete attendere il giorno dopo, quindi potete farla tutte le volte che volete, ma poi a una certa non pagherà più punti XP. Rientriamo ancora nella secret room, tanto i punti XP salgono. Questa volta andiamo lato destro, esattamente sopra i palloncini colorati, quindi questi qui, saliamo sopra e qui in alto abbiamo il tasto da cliccare, esattamente in questo punto qua, guardate qui in alto, eccolo qui, clicchiamo. Altri punti XP che portiamo a casa per livellare velocemente questo pass battaglia del capitolo 5 stagione 2. Andatevi a recuperare il video mattutino dedicato a Mida, perché se domani esce nello store, a fine settimana faremo un torneo con in palio la skin di Mida. Quindi se volete partecipare iscrivetevi al canale e seguitemi su Instagram per tutte le info del caso. Sarà un torneo per gli iscritti Zero Build, il vincitore vincerà la skin di Mida. Qui altro tasto sotto il gazebo, ma non abbiamo ancora finito ragazzi, torniamo ancora nella secret room, perfetto, rientriamo. Tanto livello 72 è fatto, meno 28 al 100, quindi oggi si sblocca la prima parte della skin di Zeus. Allora qui, dove c'è questo disco col fantasmino con le mani in alto, eccolo qui, tasto interagisci. Ottimo, scendiamo ancora. Ancora secret room, perfetto, quindi qua si fanno circa 120k ogni run, 3 run più o meno avete cappato il giornaliero. Qui andate a sinistra, qua sopra abbiamo il cartello con il tasto, vediamo se la facciamo, ok, perfetto, eccolo più o meno qui, eccolo qua, lo clicchiamo e ora andiamo ad aprire la porta. Secondo me qua non ci sono tasti, però andiamo a verificare perché non mi ricordo. Qua no, qui in basso, in alto no, qui in basso, in alto no, direi che non c'è nulla, quindi ok, vediamo qualche teleport, no, niente da fare, quindi andiamo nella bouncer room e poi andiamo a riscattare
tutti gli oggetti di questa giornata. Qui dove c'è il back to spawn, qua dietro nell'angolino abbiamo il AFK Bouncer e abbiamo completato tutti i passaggi, quindi potete rifarla tutte le volte che volete. 400 è K e il cap giornaliero, fatemi sapere cosa ne pensate e ora riscattiamo tutti gli oggetti. Ok, schermata di caricamento. Ok, discesa, backpack, la chitarra, la scia e la skin di Zeus. Io vi ringrazio per aver visto il video, noi ci vediamo stasera in live, buon game a tutti e buon XP farming a tutti. Ciao!